Partiamo subito con le cose di oggi. Sì, praticamente ieri sera ho visto le Iene, molto bello, come sempre. Stavo pensando anch'io a fare il prediciottesimo, Prediciottesimo, per chi non l'avesse visto, sono dei video che i diciassettenni fanno prima del compleanno 18, no? Allora chiamano delle case di produzione sempliciotte, dove fanno delle riprese video, poi li montano che sembrano dei film. Ad esempio c'era uno che sembrava il padrino, con tutto così, i vestiti dell'epoca. Allora, anch'io lo voglio fare. Poi ce n'erano alcune, soprattutto secondo me, con le giovani, con le ragazze. Si attirano una marea di commenti negativi, no? Tanto quanto quello lì del padrino, vabbè, c'era uno tutto cowboy, quello una trollata ce l'avrei messa anch'io ben volentieri. Quello del padrino invece non era brutto, non è che l'ho visto tutto, c'era solo uno spezzone. Però a guardare anche tipo, sì, ha messo un effettone tipo, sembra un film vecchio così, cioè era un po' una stronzata. Però ci sono alcune qui, tipo le donne, ci sono alcune ragazze, una famosissima che ha avuto un sacco di migliaia di visite, un po' cicciotta, che sta sui binari del treno. Ma c'è la sicurezza prima di tutto. Cioè, sicurezza vuol dire, vedevamo che il treno non arrivava, allora filmavamo, no? Non è che era un binario morto, no, era un binario normalissimo. Infatti dopo il treno passa. La sicurezza prima di tutto. Allora pensavo anch'io di fare un prediciottesimo. Ovviamente è una parodia, così. Adesso mi tocca guardare quello della brutta sui binari del treno. Vedere un po'. So che quella è una donna, io sono un uomo, quindi non lo so, ci penserò. Fare un montaggio analogico. Perché vicino a casa mia c'è proprio un binario morto. È perfetto. La gente è la crisi. Poi questi qua, anche se sono gente che non ricca, spendono soldi per fare ste stronzate. Boh. Ma questa, inizialmente mi son detto, uè Ciccio, c'era Ciccio qua che mi ha abbagliato, non so perché. Scusa, sto raccontando una storia, non è che posso andare ai 70 all'ora, Poi c'è anche il lavoro in corso. Allora, no? Comunque, inizialmente mi sono detto, questa qui sicuramente sarà una cosa di Napoli, no? Perché, calmi tutti, non ho insultato nessuno! Ho solo fatto riferimento a un altro servizio che facciamo vedere le Iene, che a Napoli sono fissati anche con i bambini che devono fare il photobook, devono fare il video, devono fare un sacco di cose, no? E invece no, era siciliano, allora si vede che è una tendenza del sud, non lo so. Secondo me, sicuramente c'è anche al nord, però il caso ha voluto che le Iene andassero nel sud a far vedere ste robe. Ovviamente i maligni diranno, ma ce l'hai sempre con noi del sud. Ma se le Iene mi fanno vedere sempre robe del sud, cosa gli devo dire? Comunque questi erano siciliani. Sì, ma oggi ovviamente era un servizio di luci che li pigliavano un po' in giro anche. Ma adesso va molto il sott'acqua. Secondo me il sott'acqua è una cazzata. È una stronzata, insomma, perché fare un video bello fuori dall'acqua non è difficilissimo. Cioè, se mi impegno anch'io ce lo faccio. Farlo bello sott'acqua è un casino, sì, vedi tutte le bolle, vedi che si muove, poi non lo so, secondo me è difficilissimo, non lo so, dai, erano delle merde, delle merdate, insomma. E c'era quello che 6, 7 mila, 10 mila euro, bella. Poi l'altro servizio, quale c'era? C'era quello delle campagne napoletane che sono in tutto
latte, pomodori. Allora, io adesso non voglio dire niente. Se i pomodori sono tutti inquinati a Napoli, i vegetali sono tutti inquinati, mi dispiace moltissimo e non voglio fare nessuna battuta. Però non mi dovete venire a rompere le palle quando faccio io la pizza, dimmi, i pomodori americani sono schifi, quelli noi italiani sono buonissimi. Anzi, potrei dire benissimo che i pomodori americani fossero inquinati, perché quelle aziende lì italiane li esportano in tutto il mondo, comunque in tutto il mondo, no? Io non penso che gli americani, con tutti i campi che c'hanno, devono andare a prendere i prodotti, i pomodori dell'Italia. Però c'è da dire anche che anche l'Italia, con tutti i campi che c'ha, andava a comprare il pomodoro dalla Germania o dalla Cina, non lo so. Ognuno compra i prodotti che produce da un altro paese. Questo non l'ho mai capito. Quindi non mi dovete venire a rompere le palle quando mangio una cozza americana. Ma le cozze di Taranto! Ma che cozze di Taranto? Cozze di Taranto mangi, muori. Invece cozza americana, mangi, dici, ma insomma il gusto non è tanto buono, però almeno è vivissimo, vivissimo. E basta. Questo è quanto. Poi l'altro servizio delle Iene bello era il deep web. Il deep web praticamente l'ho scoperto, cioè il deep web da quando c'è stata lì la notiziona di quel sito che vendeva le droghe, le armi, Silk, adesso ne parlano tutti. Anch'io modestamente da lì, vabbè, l'avevo già sentito sto talk prima, ma non l'avevo neanche mai provato. D'accordo? C'è stata sta notizia del sito che vendeva le droghe e armi, allora anch'io ho letto qualche articolo sul deep web, cose così, il bitcoin. Adesso ne parlano tutti, anche le Iene. Sì, ma secondo me, come ho detto nell'altro video, cioè il deep web serve solo per fare attività criminose, basta, Adesso salterà fuori quello etico, ma non è vero niente, è come la pirateria, noi scarichiamo solo robe legali sui Tor, tipo la distribuzione di Linux, e non si può dire che i torrent servono solo per fare cose illegali, ma guai, noi scarichiamo il freeware sul torrent, non è che vai sul sito del produttore essendo free, no, vai sul torrent, dai sul torrent! Quindi, stesso motivo, adesso diranno non è vero, Tor, non è il deep web non è assolutamente quello che hanno fatto vedere le Iene, non è assolutamente, no, lo facciamo solo perché noi vogliamo la privacy, non vogliamo essere spiati dal governo americano, bla bla bla, bla bla bla, se so io perché vai nel deep web, io nel deep web non ci vado. Perché siccome adesso è saltato fuori un po' il putiferio, secondo me andranno a cercare il modo di distruggere il deep web e andranno a vedere tutti quelli che si cercano di entrare nel deep web. Quindi non mi sconfinfra tanto, cioè mi sembra quasi più anonimo starne fuori che entrare dentro. Poi è bellissimo perché nel deep web ovviamente armi, droga. Nel servizio di Iene addirittura può essere una bufola, come ha detto, però ci sono servizi che per assoldare un killer, il killer diceva non colpisco bambini o persone oltre 21 anni, poi ci sono tutte le ricette per fare la cocaina, eroina, crystal meth a casa. Infatti sarebbe, se non fosse illegale, sarebbe bellissimo, ricetta di oggi, allora oggi prepariamo la cocaina le pentole lì in cucina, oppure anche il crystal meth come ho già spiegato. Aspetta, andiamo i quadretti. Come ho già spiegato, si può benissimo fare a casa, come anche avete visto in Breaking Bad, non è che deve arrivare dalla Colombia la pianta, questo e questo, no, basta andare in farmacia, comprare un sacco di prodotti e la puoi fare a casa. L'unico problema è che è pericoloso perché potrebbe esplodere tutta la casa, come succede spesso in questi laboratori. Però sarebbe bello, no? Allora,
Allora, ricetta di oggi, allora, spesa di oggi. Allora abbiamo sciroppo, 20 scatole di sciroppo della tosse, 80 scatole di aspirina, un gallone di cherosene, pillole rosse, pillole bianche, una bottiglia di etere puro. Sarebbe bellissimo. Allora, preparazione, mescolare tutti i prodotti. Secondo me avrebbe un successone. Secondo me si potrebbe fare finto, però è una stronzata fare tutto sto coso, poi alla fine è anche finto e ti attiri pure magari qualcuno che non capisce che stai scherzando, le ire di YouTube e tutti i federali, e le ire dei federali sono pestifere. Prendere i ciuschi. Comunque, ovviamente, allora anche pedofili. I pedofili una volta stavano sui siti normali, poi quando è arrivato Mirk, no, è arrivato Mirk, mi è venuto fuori perché stavo pensando a Mirk. Una volta Mirk, una specie di una cagatissima di programma, bruttissimo, bruttissimo perché è stato uno dei primissimi, però tutto in carattere, tutto scritto con colori. Però lì Mirk lo usavano, secondo me, per scambiare cose, così lo usavano per scaricare film, ma se non l'avete mai usato non lo userete mai, perché è tutto testo e il testo può essere colorato, ma proprio grafica zero, non c'è grafica, non c'è, forse manco, non va manco il mouse. Comunque secondo me c'è ancora, perché è stato uno dei programmi software più famosi della storia millenaria. Allora, prima, adesso i pedofili sono tutti sul web, addirittura faceva vedere le Iene, c'era il portale, il pedo community, c'è anche il logo, c'è un albero con un bambino sull'altalena, lo scuolabus che arriva, bellissimo, No, non voglio entrare nel deep web, anche se sei teoricamente anonimo, ma secondo me adesso... la NSA già voci di corridoio stanno dicendo che stanno lavorando di brutto per criptare e decriptare il sistema e distruggerlo. Allora, per il momento non ci entra, parte il fatto che se non devi vedere foto di bambini, se non devi comprare armi o droga, che cavolo ci vai a fare nel deep web, giusto così per far vedere, guarda, sono anonimo. Vabbè, giusto se voglio fare, che so, una trollata anonima, Io mi ricordo che c'era un forum che andavo che potevi scrivere le trollate, però ti metteva il tuo IP. Quindi, a volte cercavo di modificare l'IP con vari software, proxy. Però era sempre un'azione un po' strana, non andava, sbloccava il proxy. Allora, se devo essere anonimo, faccio così. Una bella trollata anonima, Oppure c'era tipo un altro sito che andavo, però siccome avevo fatto così tante trollate, mi avevano bannato l'IP. Allora, aspetta, era sì, mi pare che era la chat di Radio DJ, no? Avevo trollato così tanto che mi avevano, i moderatori mi avevano buttato fuori. Poi dopo, siccome ero nella stanza dei computer, del laboratorio di computer, che facevo l'assistente del laboratorio di computer, praticamente ero entrato nella chat con uno sacco di nick e allora poi mi avevano bannato anche l'IP. Allora, se devo fare un'altra trollata così. Ma questo risale Linus. Questo risale a 10 anni fa, quando la chat, quando anche il sito web di DRDJ. A parte il fatto che era bruttissimo, era tutto sbiego, tutto così. La chat era proprio una sminchiolatissima, un JavaScript sminchiolatissimo. Ebbene sì. Mi ricordo quando chattavo due palle, perché ovviamente era tutto scritto, no? Non c'era la webcam, non c'era il microfono, non c'era niente. Allora tutte le volte quando uno mi diceva, ma dove sei? Io sto in Florida. E non ci credeva nessuno, in Florida, che ore sono? Non ci credeva. La gente non aveva ancora capito il sistema internet, che uno può chattare da tutte le parti del mondo.
non ci credeva nessuno, che Palio alla fine non le dice più, dicevo, sono di Cinisello Balzo. Allora, io che sono, le 9:30. Poi altro servizio delle Iene, c'era quello dei cinesi, niente di che, c'era il classico che non paga nessuno e va via, vabbè, niente di che, quello ormai è risaputo, dai. Cioè non ci scandalizziamo neanche più, è ovvio, se te fai una raccolta benefica e prendi tutti i soldi e scappi via con 40.000 euro, non ti faranno mai niente, cioè ti faranno magari dopo 10 anni un processo, magari... arresti domiciliari, però intanto c'hai i 40.000 euro in tasca, no? Ma infatti adesso quando ritorno in Italia la faccio anch'io una bella ricerca benefica contro le malattie, donate tutti, e poi scappo, e giustizia è fatta. Ovviamente dopo un po' a volte qualcuno che fa il furbino lo beccano, ma fanno vedere così tanti furbini che non li beccano mai, che uno alla fine pensa che non li becchino mai. Non lo so. Perché questa è la realtà della stampa giornalistica. Ti fanno sempre vedere il caso brutto, però non ti fanno mai vedere i finali. Io infatti vorrei fare un sito dove ti fanno vedere i finali delle storie. Perché adesso questo qua, 40.000 euro, è arrivata la scimmia. Aspetta, scusate, la scimmia, deve fare l'inversione U. Ha un semaforo. La scimmia. Le scimmie sono così, le scimmie non capiscono. La scimmia. Un sito web dove ti dicono. No, mi ricordo che c'era sull'inserto cronaca vera. Come è andata a finire, no? C'era. Io guardavo sempre, no? E io voglio sapere come vanno a finire le cose. Come è andata a finire? No, perché poi i casi eclatanti sono quelli che arrestano tre per un omicidio di stampo pedofilo su un bambino ucciso. I mostri! Beccati! Eccoli qua, foto! Poi dopo 3 giorni li scagionano, niente. Articoletto nella quart'ultima pagina. Ah no, è vero, erano innocenti. Perché ci ricordiamo tutti il caso del famosissimo Giro Limoni, che era uno che fu condannato in Italia... fu accusato in Italia di essere un pedofilo, aver ucciso dei bambini, e infatti io non l'ho mai sentito, però ancora oggi il cognome Giro Limoni può essere inteso come pedofilo. Quello lì è proprio un Giro Limoni, io non l'ho mai sentito, però Lucarelli ha detto così. Comunque le prime volte, ecco il mostro, preso. Poi dopo quando l'hanno scagionato, ah sì, non era lui, vabbè, lo stesso, ciao, tutto a posto. E questo è quanto. Sto a fermarmi la gas, poi niente di che, ci vediamo alla prossima puntata. Allora, per veramente tutto, ciao a tutti.